Oggi ci occuperemo dei suoni delle consonanti K e G. K e G hanno il suono duro se sono seguiti dalle vocali A, O, U, dalla consonante muta o da un'altra consonante. Avremo quindi la seguente batteria di suoni duri: ka, ko, ku, ke, chi, che troviamo nelle parole casa, coda, cucina, amiche, chiave. G funziona allo stesso modo di K con le vocali A, O, U e con la consonante muta. Avremo quindi questa batteria di suoni. Ga, go, gu, ghe, ghi. Ascoltiamoli bene nelle parole gatto, gufo, ghiro, gonna, streghe. K e G, se seguite da E o I, diventano suoni dolci. Avremo quindi CE, CI, CHA, CHO, CHU. Riascoltiamo nelle seguenti parole: cestino, pancia, ciuccio, bicicletta, bacio. Anche G funziona allo stesso modo, avremo quindi questi suoni dolci. Ge, gi, già, gio, giù. Li possiamo leggere in queste parole ascoltando bene i loro suoni. Gelato, vigile, giacca, giullare, giostra. Per quanto riguarda CE e GE, di solito si scrivono senza la I, ma abbiamo qualche eccezione. CE lo possiamo trovare nelle seguenti parole: cielo, cieco, sufficiente, specie, pasticcere, crociera, socievole e altro ancora. GE lo troveremo in formaggera, igiene, igienista, raggiera, eccetera. Il trucco è ascoltare bene le parole. Vediamo ora come funziona il plurale nelle parole che finiscono in cia e già. Le parole che terminano in cia e già, al plurale si scrivono con la i se prima di k e g c'è una vocale. Ecco l'esempio. Camicia, prima di cia c'è una vocale, quindi al plurale avremo camicie. Valigia, prima di già c'è la vocale i, quindi avremo al plurale valigie. Senza la I, se prima di K e G c'è una consonante. Prima di CHA abbiamo la consonante N in arancia, quindi il plurale sarà arance. In spiaggia, prima di GIA c'è la consonante G, quindi il plurale sarà spiagge.